Prima cosa da correggere, nel video precedente abbiamo detto che abbiamo attaccato un'asticella da 15x50, in realtà poi ne abbiamo aggiunta un'altra perché era troppo poco. Quindi ora ne abbiamo aggiunta una da 1 e quindi siamo a 2,5x50. Di lì invece non l'avevamo ancora fatto, quindi abbiamo già comprato quelle da 2,5. Ciao, siamo Roberto e Fabrizio. Viaggiare è la nostra più grande passione e da un anno raccontiamo le nostre avventure in giro per il mondo. Ad aprile 2021 ci siamo lanciati in un nuovo progetto. Abbiamo acquistato un furgone e lo trasformeremo nella nostra futura casa su ruote. Bentornati Ciao a tutti! in un nuovo episodio. Il video inizierà un po' lento dove noi parliamo, ma perché dobbiamo recuperare e spiegarvi alcuni lavori che abbiamo già fatto, ma dei quali non abbiamo mostrato o registrato praticamente nulla perché eravamo super presi sia con altro, sia magari mentre facevamo le Eh sì, cose. a volte è difficile filmare e concentrarsi, fare tutto perfettamente perfetto, Esatto. quindi Però alcune cose le dovremo rifare per altre parti e magari vi vi faremo vedere mostreremo, dei sì. dettagli in quel caso lì. Intanto facciamo vedere cosa abbiamo fatto finora. La Esatto. luce qui è un po' pessima, adesso soprattutto che abbiamo ricoperto tutto di nero, ci saranno dei faretti a fare da protagonista che non sono il massimo, quindi scusate. Proseguiamo. Abbiamo messo tutte le listelle, i listelli verticali, alcuni semplicemente per riuscire a coprire con la parete, altri proprio in prossimità della doccia, per esempio, o dei nostri mobili. Un'altra cosa bellissima che potete vedere è la nostra nicchia doccia, la prima di tre nicchie che abbiamo fatto. Ne abbiamo fatto anche un'altra, ma non l'abbiamo ancora installata perché non siamo sicuri. E questa appunto sarà nella doccia, e non sarà così finita ovviamente, però come potete vedere accoglierà i nostri shampoo, balsamo e tutto, non sicuramente il rimuovi silicone. E appunto abbiamo già provato a posizionare molto temporaneamente il nostro piatto doccia, la doccia dovrebbe finire qui e sarà appunto situata in questo luogo. Si sta lavando con l'antisilicone. Un nuovo prodotto che accelera la caduta dei capelli. Riprovatelo. Sarai un po' scomodo tu in questa doccia, Sì, cosa dici? un po' così. Farò così e poi farò così. Esatto. Abbiamo messo anche queste qui in alto, un po' più complesse perché non abbiamo potuto avvitarle, abbiamo solo incollato, però dovrebbero tenere. E le abbiamo messe perché siamo dei pazzi, ma non ve l'abbiamo ancora detto, mi sa, il nostro soffitto sarà curvo, non seguirà la forma del mezzo. Quindi ci serviva un aiuto fino all'ultimo, diciamo, per poterlo affrancare bene. Dopodiché, che abbiamo fatto? Ah, forse i dettagli delle liste e listelli. Questi sono 20x50. Questi anche, ma abbiamo dovuto sagomarli perché fanno un gradino. Questi invece delle nicchie li abbiamo fatti un po' più grossi, 30x50, appunto perché devono sorreggere il tutto. La nicchia invece è compensato pioppo 1-1-1 e il sotto che regge 2 cm. Qui abbiamo temporaneamente posizionato la nostra tanica delle acque chiare da 125 litri, che sarà però poi ufficialmente qui. Vicino ai passaruota che avrete già visto nell'episodio precedente, ma ora li abbiamo proprio affrancati. E tutto quello che vedete, che vi ho fatto vedere, l'abbiamo affrancato con le staffe angolari, perché è più facile e perché, lo ammettiamo, non abbiamo ancora imparato a fare i buchi orizzontali. Quindi se qualcuno nei commenti vuole spiegarci come farli, grazie. Vi mostriamo adesso due cose che non avevamo mai visto in nessun'altra camperizzazione. Quindi da un lato siamo molto spaventati, dall'altro magari abbiamo scoperto un nuovo metodo. Abbiamo aggiunto solo incollando dei listelli anche sulla base. Ci sembrava comodo siccome noi copriremo tutto, anche le cose nascoste, il nostro 5 mm che è lo spessore della parete, ci sembrava non avesse un appoggio finale. In realtà magari poi è inutile, però anche per poter arrivare serenamente con queste verticali a terra. E un'altra cosa che abbiamo inventato ieri è incollare questo pezzettino qui dentro, perché qui non siamo riusciti a trovare una soluzione, è troppo deformato anche là in alto, quindi avevamo paura che il nostro 5 mm non reggesse questa curva. A questo punto non so cosa faremo con questo, probabilmente divideremo la parete in due e qui affrancheremo per non fargli fare la curva, o comunque avrà sicuramente un appoggio in più. Vi faremo sapere come va. Ultima novità, poi continuiamo a lavorare. Sono i listelli che abbiamo messo sul soffitto, oltre a quelli che ci aiuteranno appunto ad affrancare doccia e armadietti. Abbiamo deciso di mettere anche questa centrale
che ci aiuterà con il nostro LED. Anche qui penso che avremo un'illuminazione un po' diversa dalle altre conversion che abbiamo visto. Infatti il nostro LED sarà lungo come tutta questa asticella in alluminio, che anche questa non stiamo riuscendo ad attaccare con facilità, ma vabbè. E quindi esatto, ci siamo voluti dare questo appoggio ulteriore. Adesso procediamo e copriamo tutto con le pareti. Quello che abbiamo appena fatto è stato praticamente sagomare questo pezzo di legno che è la parete interna di questa parte del furgone. L'abbiamo segnato in modo che poi andremo a ritagliare esattamente, speriamo, cioè seguendo esattamente la forma del mezzo, in modo che poi combaci esattamente e sia tutto un po' più preciso possibile. Cosa stiamo facendo? Rifacendo la nicchia. Olè! Un pelo più piccola. Questa nicchia qui. Non l'abbiamo mai fatta vedere quella. Questa non so se l'abbiamo mai fatta vedere, ma sarebbe la nicchia che andrebbe vicino al letto. Per caricare il telefono e appoggiare varie cose indefinite. Esatto. All'inizio l'avevamo pensata molto più alta, di così. Perché abbiamo detto ci mettiamo anche dentro il computer, però poi ragionandoci abbiamo capito che non era poi così comodo. Era troppo grossa. Esatto, quindi l'abbiamo più che dimezzata forse. Un altro grande passo oggi. Questa è la nostra parete destra. E questa taglieremo è la nicchia. La nicchia. Vediamo se abbiamo preso bene le misure. Facciamo le dita. Che stai combinando? Nicchia della TV! Questa è una vera impresa, non che il resto non sia stato, però. Questa... vi faremo vedere cosa abbiamo progettato, ma non sappiamo se riusciremo a farla. Quindi, vai, è il tuo momento. Il momento. Di tagliare. Allora, in poche parole, quello che dovrebbe essere l'idea è questo. È un compensato da 2 cm che sarà proprio la base alla quale attaccheremo il braccio che terrà sulla televisione. Quindi abbiamo preso le forme per far sì che qua verrà attaccato il braccio, sperando che esca, perché è un po' contorto, ci stiamo un po' complicando la vita abbastanza, ma se esce sarà una beep 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 ata.
piccola pausa alla creazione della doccia per sempre una parte della doccia. Ci spieghi? No, in verità questa qui è la casetta degli uccelli, perché vorremmo avere degli uccellini che entrano e escono dal bar.